sono finiti tutti quanti? Lorenzo. Oh oh, guai in vista! È richiesta la tua presenza qui, adesso. Ah, non possiamo fare domani! Sto ancora cercando il prescelto! Per quello mi hai profondamente deluso. Ehi, non è colpa mia se quello lì è introvabile! Torna qui, è un ordine. Va bene, va bene! Oh, Mega City! Papà deve andare a fare una lunga chiacchierata con un lord. Mi raccomando, non farti distruggere! Ho raggiunto il limite del mio potere, ma finalmente sono riuscita ad arrivare in questa era. Devo solo andare indietro, ma devo anche accelerare i tempi per quello che si trova là sotto. Il nulla può aspettare. Ti chiedo scusa, amico prescelto, ma nel futuro hai incontrato Renzo troppo presto. Il vostro incontro ha creato troppe catastrofi. Cambierò le cose. Amico prescelto, tu sai chi è? Dimmelo! Io e te ci conosciamo già nel futuro. Sei arrivato giusto in tempo. Ho solo una possibilità, ma devo riuscirci. Non ci credo! Terra! Finalmente sto arrivando, Condor! Ma che succede? No! Perché sto andando indietro? Aiuto! Aiuto! Non è stato perfetto, ma almeno ora ci sarà un equilibrio. Sono cambiata, questo è un segno positivo. Vorrà dire che Renzo non incontrerà il prescelto molto presto, ma solo quando sarà il momento. Credo però di aver mandato avanti solo la parte centrale e nord dell'isola, e tutta l'altra parte è tornata indietro. Oh, siete voi! Chiedo scusa, ma per il prescelto dovrete aspettare ancora un po'. Ma ricordate di iscrivervi al canale e di inserire il codice Pazzox nello shop di Fortnite per supportare le stories. E anche nel futuro, tutte le stories escono di sabato. Finalmente si sta svegliando. Renzo! Volevo dire, Lorenzo, svegliati! Chi sei? Ti ho preso dei vestiti e dei guanti. Non puoi andartene in giro tutto nudo. Sei un angelo. Perché mi ha dato questi abiti? Perché mi ha chiamato Lorenzo? E forse il mio nome? Ah, non ricordo nulla. Perché sono nel bel mezzo della giungla? E chi era quella donna? Anche se non ricordo più chi sono, so qual è il mio obiettivo. Cavolo, non dirmi che ricorda ancora del prescelto. Niente mi fermerà, perché io sposerò quella donna. Tutto sotto controllo, è solo un idiota.
Ma comunque lo terrò d'occhio. È mia responsabilità assicurarmi che tutto vada bene, senza intervenire troppo però. Non vorrei creare altri casini temporali. Wow! Guarda che roba! Sembra di stare in un luogo molto antico. E quelle? Ah, ma che lingua è? Eppure più le guardo più sono familiari, ma non riesco a comprendere. Vabbè, dirà grande tempio antico. Oh, che vista da quassù! E questo? Di che si tratta? Amico, quello non si tocca. Oh, calmo con quella lancia! Ma come hai fatto a salire qui? Beh, non ci crederai mai, ma ho usato quelle cose chiamate scale. Non sono stupido. So cosa sono le scale. Ma pensa te, anche io! Quante cose in comune che abbiamo! Hai finito? Sì. Intendevo, come hai superato i miei dinosauri che erano di guardia? Dinosauri? No, non li ho visti. Ah, si saranno distratti come al solito. Aspetta, stai dicendo che ci sono i dinosauri? Certo che ci sono. Adesso piantala di prendermi per il culo. Che cosa sei? Un esploratore? Stai cercando anche tu quello strano simbolo? Strano simbolo? Sì, sono un esploratore e senza di me non troverai mai il tesoro. Un tesoro? Come fai a saperlo se ancora non sappiamo che cosa contiene? Beh, perché... perché c'è scritto lì! E che cosa dice? Oh, beh, dice... il tesoro si trova oltre... oltre la statua. E che solo un esploratore può aprirlo. Come può dire tutto questo se i simboli sono così pochi? Hai molto da imparare, amico, molto da imparare. Amico, non fare mai più quei movimenti. Mi si è gelato il sangue. Ehi, aspetta! Hai sicuramente bisogno di me. Per caso hai visto una bella donna vestita di bianco? No, vedo solo un cretino che non sta mai zitto. Ah sì? E chi è? Prova ad indovinare. Ah. Ok, stanno arrivando i rinforzi. Wow! Da vicino è ancora più grande! Comunque, visto che siamo qui e dovremmo collaborare, io mi chiamo Ramingo. Il mio nome è Lorenzo, credo. In che senso? Tu non sai come ti chiami? Purtroppo non ricordo più chi sono. Ma una donna mi ha chiamato Lorenzo. Va bene, Lorenzo. Che cosa dicono? Oh, beh, è semplicissimo. Fammi vedere più da vicino. Dicono il tesoro è qui. Eh? Hai visto quanti simboli ci sono? Sì, ma tutte le altre parlano di una frase, aprire il tesoro. Fattelo dire, sei davvero strano. Ramingo, non entriamo. Che cosa fai? Vuoi entrare senza armi? Aspettiamo i rinforzi. Ok, aspettiamo. Ma quando arriva? Mi sto annoiando. Eccola lì, è lei. Scusa, Ramingo. Ho perso tempo a cercare le armi migliori. Grazie. Con queste possiamo difenderci per bene. Quindi è lui il tizio che mi hai raccontato su Telegramite? Un tele che? Non conosci Telegramite? È usato per mandare messaggi sul tuo smartphone. Mai sentito. Nel dubbio, ciao anche a te. Bene. Dato che sei tu l'esperto e hai letto come aprire, a te l'onore. Oh, con piacere! Aprirò questa cosa in meno di un minuto. Prego, fai pure. Sì. Apriti sesamo! Magica pula!
Magia! Avada Kedavra! Il minuto sta per passare. Ah, ho solo sbagliato frase. Ora dirò quella giusta. Che idiota. È meglio che gli dia una mano. Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Una di noi. Ma dove l'hai trovato questo tizio? Non ci posso credere. Visto? Che vi dicevo? Forza, entriamo. Mi raccomando, fate attenzione. Oh mamma. Ascoltate, il mio nome è Optimus Prime. Oh, cavolo. Wow, via da qui! Dove andiamo? Di là, c'è un'uscita. Beh, almeno sono vivi. Credo che se la possa cavare da solo. Tornerò più tardi. Lea, che schifo. Sono tutta ricoperta di fango. Ma dove sono finiti gli altri? Adoro i miei nuovi capelli. Mettono in risalto i miei bellissimi muscoli. Oh, accidenti. Ero così preso dal mio bellissimo aspetto che ho dimenticato di decorare tutto quanto. Sono sicuro che sarà una festa da urlo. Ed io sono invitata, vero? Oh, ma certo. Dammi qualche giorno per prepararla. Tutti sono invitati, tranne i cani. I cani meglio di no. Va bene, mia Oscolo. Ehi, aspetta. Come sai il mio nome? È la prima volta che ti vedo. Beh, me l'ha detto un uccellino. Un uccellino? Ehi, uccellini! Fatevi gli affari vostri! Devo stare attenta. Nessuno deve sapere che vengo dal futuro. Abbiamo fatto davvero un gran volo. Purtroppo quel salto ha diviso il gruppo. Beh, almeno ci siamo portati il tesoro. Più o meno. Sembra un robot. Il mio nome è Optimus Prime. Sì, questo l'hai detto anche prima. Puoi stare zitto. Lascialo parlare. Siamo organismi robotici autonomi provenienti dal pianeta Cybertron. Molto più grandi, questo pianeta ha modificato le mie dimensioni. E perché ti trovavi lì dentro? Eravamo una razza pacifica, di esseri meccanici intelligenti, ma poi venne la guerra tra gli Autobot, che combattevano per la libertà, e i Decepticon, che sognavano la tirannia. Inferiori per numero e mezzi, la nostra sconfitta era pressoché certa, ma nei giorni finali della guerra, una nave Autobot lasciò la battaglia, trasportava un carico segreto che avrebbe cambiato il destino del nostro pianeta. Una missione disperata, un'estrema speranza, una speranza che svanì. Poi una strana luce mi ha preso e sono stato chiuso là dentro. E per caso con te c'erano anche dei tesori preziosi? Oh. Nessun tesoro, ma ogni tanto arrivava quest'uomo ricoperto da un'armatura fatta di pietra. Maledetto, è sicuramente Relic. Chi è Relic? Uno che crede di essere il re di questa giungla. È un uomo molto pericoloso. Non ci si può fidare di lui. Ah, quindi un leone. Scusate, ma devo fare due chiacchiere con lui. Beh, siamo rimasti solo io e te, Amazon Prime. Ripeto, il mio nome è Optimus Prime. Ah, sì, giusto. Ora che si fa? È il pazzo che oso rubare nella mia giungla. Scommetto che si tratta di un luminare. Eppure sono stato chiaro con loro. Sono il guardiano di questa giungla. Tutto quello che arriva qui diventa mio. Ogni tesoro, ogni statua e ogni albero, fino all'ultimo filo d'erba. Questi luminari continuano a infangare il mio nome, la mia storia. Loro vogliono soltanto tutto quello che è tuo, Relic.
Qualcuno mi sta chiamando. E so anche di chi si tratta. Ammazza che caldo che fa! A te invece va di lusso, eh? Che intendi? Beh, avrai qualche ventola o lì dentro che ti farà stare... Ah, ma perché parlo con un robot? Prima non ho chiesto il tuo nome. Io mi chiamo Lorenzo. Questo nome me l'ha dato un angelo sceso dal cielo. Se solo potessi rivederla. E adesso che cosa vedi? Un Megazord dei Power Rangers in miniatura. Non sono un Megazord. Il mio nome è... Optimus Prime, sì, lo so. Quell'uomo di pietra ha anche preso un'arma molto potente. Appartiene alla mia razza. E sai dove si trova? No, ma l'aveva usata quel vostro amico pesce. Oh. Voi due, per caso avete visto Ramingo? Non ho visto Ramingo, ma sto vedendo qualcosa che fa battere tanto il mio cuore. Allora stammi alla larga se non vuoi che ti venga un infarto. Se parli dell'altro ragazzo, io so dove è andato. Lo sapevo anch'io. Ha detto che dovevi stare sola con Lorenzo. Lascia perdere quel frigobar e andiamo in cerca di tesori solo io e te. Ah, sei molto carino. Ma ho un cugino che si chiama Ruggine. E fidati, non vuoi conoscerlo. Ha detto che andava a parlare con uno che si chiama... Relic. Oh merda, ma che cosa spera di ottenere? A proposito, non avevi un amico pesce con te? È andato a cercare Ramingo. Ed è quello che faremo anche noi. Ramingo, sei sempre tu. Sai che non dovresti essere qui. Questa giungla non è di tua proprietà. Dillo ai miei antenati. Guardali, sono ovunque. Per generazioni abbiamo vissuto all'interno dell'isola senza mai vedere la luce del sole. Ma poi, una scossa dopo l'altra, ha liberato questo luogo. Significa che gli antichi stanno ritornando. Io non ho mai dubitato sulla storia dei tuoi antenati. Ma eravate solo guardiani. Guardiani che proteggono i segreti di questa giungla. Ed è quello che sto facendo. Ma tu e i tuoi amici giocate a fare i pirati. Proteggi l'isola con cose che non ti appartengono. Io so del robot. Tu fai tutto questo perché vuoi il potere. Tu non hai idea di che cosa si nasconde là dentro. Per questo noi siamo qui. Dobbiamo evitare che quelle cose escano fuori e scoprirne i segreti. Non puoi capire. Ti sto chiedendo una tregua. C'è qualcosa di molto più grosso di me e te. Basta! Se vedo te o qualche tuo amico girare nella mia giungla, inizierò a darvi la caccia. Sei proprio un ignorante. Ramingo! E riporta quel robot da me. Ah, aspetta e spera. Gah, che pasticcio! Credo che il mio viaggio nel tempo abbia creato degli eventi simili al passato. I guardiani Relic, che sono come le guardiane dell'aguglia. Oppure come quella lingua antica incisa sul muro, la stessa che studiava un ragazzo di nome Raz. Ed infine, il punto zero intrappolato da un guscio, proprio come la torre dell'aguglia. Gli eventi si stanno ripetendo, anche se sembrano diversi. Sta calma, sei qui per risolvere tutto. Meglio se vado a vedere Renzo come sta. È per colpa sua se sono qui. Che palle. Perché Ramingo non risponde al cellulare? Non possiamo fare una pausa? Dobbiamo trovare il vostro amico. Potrebbe essere in pericolo. Esatto. Adesso muovi quelle gambe. Ok. È solo che... cavolo. Ho tanta sete. Ho una bottiglia di slap se vuoi. Lorenzo, stai bene? Sta zitto! Ma cosa ti sei fumato? Voi lo sentite? Mi stai spaventando? Ti senti bene? Oh, mai stato meglio! Di là! Sì! Devo andare di là! Lorenzo, dove stai andando? Eh? Chi è che corre? Sì, era qui! Quel suono! Dove è andato? Perché non lo Lorenzo. Sento più? Devo bere! Sta tranquillo! Sete. Tieni! Sì! Ti senti meglio adesso? Oh, finalmente! Il mio angelo! Ora sto molto meglio. Sì, mi fa piacere. Ora potresti lasciarmi andare. Ah, perché? Stiamo così bene. Non vuoi che ti spezzi le ossa, vero? Messaggio ricevuto. Oh, guarda, c'è un dinosauro gigantesco. Eh? Dove? Ma io non lo vedo. Ma dove sei finita? Ah, non ho neanche il suo numero. Prima però devo procurarmi un cellulare.
Ho paura che la vera natura di Renzo abbia provato ad avere la meglio. Devo tenerlo d'occhio e trovare una soluzione. Il problema è che non posso intervenire sempre. Ho già creato abbastanza guai. Ma tu guarda, sono ritornato qui. Ma come torno dalla bionda e il pezzo di latta? Non solo Ramingo non ha ascoltato le mie parole, ma manda anche un suo amico qui. Calmati, Relic. Forse è solo un esploratore. Puoi farla andare via senza la forza. Oh, c'è qualcuno! Salve! Sono un amico di Ramingo! Ramingo! Al diavolo le buone maniere! Oh, oh, ma questo qui è matto! Sei il primo a cui darò la caccia! Nessuno metterà più piede nella mia giungla! Questo suono non mi piace! E adesso che cosa faccio? Nessuno infangherà il nome della mia gente! Nessuno toccherà le nostre statue! E chi te le tocca? Sono anche brutte! Perché uno come Miascolo dovrebbe organizzare la sua festa proprio qui? Anche tu sei stato invitato alla festa di Miascolo! Ciao, Gaff! Ha detto che si terrà la grande cascata, ma qui è pieno di cascate! Non dirlo a me! È da stamattina che sto cercando di andare a questa festa! Io ci voglio andare solo per mangiare gli snack sul tavolo! Io solo per vedere se sono veri i capelli di Miascolo! Miascolo ha dei capelli? Sì! Anche se tutti dicono che sia una parrucca! Beh, allora che stiamo aspettando? Cerchiamo questa festa! Ti prego, dimmi che sei stato tu perché non vedi l'ora di mangiare alla festa! No. Oh, è solo un dinosauro! Si salvi che può! Quassù dovrei essere al sicuro! Per fortuna non sono arrampicarsi come noi! E tu come sei arrivato quassù? Ti ho seguito! Dobbiamo andare alla festa, ricordi? Oh cavolo! Sei morto! Beh, è stato facile! Beh, la morte di Renzo semplificherebbe tutto, ma purtroppo mi serve vivo! Questo mi costerà un sacco di energia! Nessuno infangherà il nome della mia gente! Nessuno toccherà le nostre statue! E chi te le tocca? Sono anche brutte! Oh cavolo! Sei morto! Sì... signore? Ma che è successo? Potresti scappare, Lorenzo. Non riesco a tenerlo fermo per molto tempo. Lo faccio solo se accetti di uscire con me stasera. Oh, cavolo. Allora resto qui. Non lo sopporto. Io non lo sopporto. Ok, ok, va bene. Ma sbrigati. Ci si vede. A stasera. Ho un appuntamento. Sì. Che idiota. Non mi ha detto dove. Ma che cosa è successo? Che sia una prova degli antichi! Dove sto andando? Dove sto andando? Lorenzo, ma che cosa ci fai qui? Ramingo, ti stavamo cercando! Beh, mi hai trovato. Perché non rispondevi al cellulare? Credo che mi sia caduto nel fango quando siamo volati via. Oh, sai, un tizio fatto di pietra mi sta dando la caccia. Dici sul serio? Allora è meglio andare al villaggio. Hai un villaggio? Certo, e ho anche una base. Wow, devi essere un pezzo grosso. Mi aiuti questa sera a conquistare una tipa? Lorenzo, abbiamo cose più importanti a cui pensare. Ed ecco che da Mister Fico diventi Mister Noia. Yeah. Beh, se vuoi posso darti qualche consiglio. Adesso dove si sarà cacciato quell'idiota? Questo suono non mi piace. Deve essere mio piccolo frammento del punto zero. È l'unica cosa che mi rimane del futuro. Del mio futuro. Devo smetterla di parlare da sola. Devo cercare Renzo e tenerlo d'occhio. Lorenzo, non te l'ho mai chiesto, ma tu da dove vieni? Bella domanda, Ramingo. Non ne ho idea. Ho dubbi anche sul mio nome. Hai detto che è stato qualcuno a chiamarti con quel nome.
Sì, la donna che ha un appuntamento con me stasera. Beh, Lorenzo è un nome italiano. Forse è lì che sei nato. Italiano? E che cos'è? Lascia perdere. Io non ricordo nulla, ma prima è successo qualcosa di davvero inspiegabile, mentre scappavo dal tizio di pietra. Aspetta a parlarne. Meglio se arriviamo prima al villaggio. Oh, ok. Ma perché? Hai paura che ci spiano? Non sottovalutare la giungla. Ha occhi e orecchie dappertutto. Niente, ho cercato per tutto il laboratorio. Ramingo non è qui. Allora cerchiamo verso nord, forse lì lo troveremo. Nah, arriverà. Ramingo è fatto così, sparisce e poi ritorna. Non è una scusa solo perché ti sei stancata di cercarlo? Ma forse sì, forse no, chi lo sa. Se entri in quella stanza troverai delle prese elettriche. E che cosa dovrei farci? Beh, sei un robot. Se devi ricaricare la batteria sai dove andare. Quell'essere umano mi sta sottovalutando. Ma ciao tesoro! Ehi, Rian! Hai notizie di mio cugino? Purtroppo nulla. Ruggine sembra scomparso. Speriamo che non si sia perso in qualche dimensione o cose così. La scomparsa di Ruggine non è l'unico problema. Deriva, Carby, Mida e tutti gli altri sono spariti. Tesoro, io non ne ho idea. È tutto così strano. Alcuni sono spariti nella vecchia isola dopo la guerra fra i Sette e l'Ordine Immaginario. E molti altri in questa, compreso Regeno. Ho saputo che anche la ragazza della fattoria è scomparsa. Scusate se mi intrometto, ma non potevo fare a meno di udire le vostre parole. Ma chi è questo? Beh, l'abbiamo trovato in una missione. Da come dite voi, queste sparizioni sono piuttosto frequenti, come se qualcuno o qualcosa li portasse via. Ruggine mi aveva accennato qualcosa su un prescelto, e che tutto questo deve accadere, anche cose molto brutte. Non ti preoccupare, troveremo mio cugino e tutti gli altri, è una promessa. Mettiamoci al lavoro. Lorenzo, benvenuto nel mio villaggio. Aspetta, questo è il tuo villaggio? Ma non hai sentito la parte in cui ho detto benvenuto nel mio villaggio? È veramente fico! Quando si mangia? Ho così fame che mi mangerei un dinosauro. Spero che qui ci sia anche da bere, vero? Fa un caldo bestiale qui. Vieni con me, così mi parli di quella cosa. Che buona questa bibita! È una delle migliori che abbiamo. Ma cos'è quell'acqua che ti porti sempre addosso? Oh, no, non posso dirtelo, mi spiace. Ok, non fa niente. Comunque, quando era attaccato da quel tizio... Parli di Relic, giusto? Non lo so, ma proprio il tempo! Era tutto immobile, anche un singolo insetto. Era l'unico che poteva muoversi. E c'era sempre quella donna. Era stata lei a fermare il tempo. Così grazie a lei sei riuscito a scappare. Sì, ma solo se accettava il mio appuntamento. Se non rimanevo lì. Hai scoperto che quella donna può fermare il tempo e tu... Vuoi uscirci insieme? Sì! Beh, almeno fatti spiegare perché ti ha aiutato. Sì, chiederò. Hai qualcosa di elegante da mettermi? Beh, non è male. Avrei preferito un colore viola, ma va bene così. Domani però mi dovrai aiutare. A fare cosa? Ci sono altri simboli nella giungla, ed io non posso tradurli. Oh, vuoi una mano per scoprire i segreti dell'isola? Ma certo! Peccato che io non ci capisca proprio nulla di quei cosi. Allora buon divertimento stasera. Io vado al laboratorio. Ci vediamo domani. A domani, Ramingo! Oh, improvvisamente... Ho una sete terribile. Meno male che mi sono preso questa slappa. Che buona. Ora sto molto meglio. Sentivo qualcosa di strano sulla faccia. Sarà stato solo qualche insetto. Ma quando arriva? Forse avrei dovuto dirgli dove. Eccomi. Beh, ce n'è messo di tempo. Era davvero necessario quella battuta? Sì. Ma hai cambiato vestiti? Ma non i guanti. So bene che sono un segno del nostro amore. Un segno d'amore? Sì, li stai indossando anche tu. Beh, sì.
perché ti ho dato dei miei guanti. Oh, dimenticavo. Devo ringraziarti per avermi salvato. Fatti dare un bel bacio. No, sto bene così. E che cos'era quel movimento? Non lo so, mi viene naturale. Se vuoi ti insegno come si fa. Sei gentile, ma per questa volta passo. Sposarti sarà più difficile di quanto pensassi. Ah, ancora con questa storia. Ma dimmi, come hai fatto a fermare il tempo? Sono più volte che mi aiuti. Devi essere per forza il mio angelo custode. Senti, io so che sono stupido, ma so che c'è qualcosa di segreto in te. E anche dentro di me. Sento qualcosa di... Ah, non so spiegarlo. Perché ti prendi cura di me? Forse provi così tanto amore per me che riesci a fermare il tempo. Non provo amore. Io ti disprezzo. Oh, dai, su. So di non aver lavato i denti, ma dirmi questo mi sembra un po' esagerato. Vuoi sapere la verità? Bene. Ok, ma non sei obbligata. Io voglio solo piacerti. Io posso viaggiare nel tempo. Provengo dal futuro. Un futuro che non esiste più per colpa tua. Per colpa mia? Il tuo vero nome è Renzo. Sei l'antiprescelto. Il tuo unico scopo è quello di dare la caccia al prescelto creando morte e distruzione. Ok, cosa? So di essere un po' caotico, ma non ti sembra di esagerare? Dammi un abbraccione e ti dimostrerò il contrario. Hai ucciso tutti i miei amici. E ridevi mentre io piangevo. Subito dopo hai cercato di uccidere anche me. Ma il prescelto mi ha salvata. Hai incontrato il prescelto troppo presto. Per questo ora sei qui. Così lui, quando arriverà, avrà il tempo di farsi più amici, di diventare più forte. Oh, beh, quindi il me di quel futuro ha vinto. Il prescelto ti distrugge, ma il vostro combattimento è durato per più di un anno. Dai, io non sono così. E perché mi stai proteggendo allora? Ah, guarda, sono Renzo il super cattivo. Adesso prendo la pistola e faccio bang. Non dirmi che ti sei spaventata. È soltanto la mia mano. Oh, merda. Questo ha fatto davvero male. Che cosa vuoi fare con quella cosa? Anche se lo odio così tanto, non devo abusare del mio potere. Sposarti sarà più difficile di quanto pensassi. Che ne dici di andare a mangiare qualcosa insieme? Magari mi insegni anche quel balletto. Musica per le mie orecchie. Però paghi tu, perché io, beh, sono a corto di denaro. Non ti preoccupare, ci penso io. Questo appuntamento inizia bene. Ok, dovrei aver finito. Oh, ma guarda che bel gatto che abbiamo. Bene, adesso manca soltanto la... Ehi, ma chi è stato? Chi ha disegnato Bananita? Sono stato io! Io chi? Non vedo nessuno! Sono proprio attaccato a te! Ehi! Scendi giù dalla mia schiena! Anche quando non c'è Banana, il suo spirito è qui! E cosa vuoi da me? Sono solo un gatto con dei bei capelli! Niente! Voglio solo partecipare alla festa! Oh, ok! Potevi dirlo prima! È tutto finito! Domani dobbiamo solo preparare la musica! E mettiamo una tassa da pagare per entrare! No, nessuno pagherà. La festa è per tutti. Ma come? Niente banana soldi? Ehi, sto andando bene così. Oh, sì, più che bene. Lascia che sia il corpo a guidarti. Con questa danza nessuno ti terrà più testa. È stata una bella serata, Lorenzo. Anche per me. Certo, non c'è stato alcun bacio, però sei ancora in tempo. Magari la prossima volta, ok? Oh, ragazzi! Siete arrivati giusto in tempo! Venite con me che tra poco inizierà la mia festa estiva! C'è una festa?
dobbiamo assolutamente andare! Ci sono anche gli snack! Hai sentito? Dai, ci sono anche gli snack! Ok, andiamo! Lorenzo, sei qui? Lorenzo, dove sei? Non ci posso credere che sia scappato via così, a meno che non sia in compagnia di quella donna. Purtroppo senza Lorenzo, non posso scoprire i segreti che nasconde quest'isola. Meglio se vado a cercarlo ai laboratori, forse lì sapranno che cosa dirmi. Ciao ragazzi, va tutto bene? Oh guarda, Ramingo sta bene. Visto? Che cosa ti dicevo, camioncino? Adesso però manca Lorenzo. Esatto, avevo detto a Lorenzo di vederci questa mattina, ma non l'ho più visto. Mi dispiace, ma non l'abbiamo visto. Ultimamente sparisce un sacco di gente. Perché sei vestita così? Tra poco io e Jules perlustreremo la giungla in cerca degli altri. Tu invece che cosa farai? Beh, dovrei continuare le mie ricerche. Ma senza Lorenzo ci metterò molto più tempo. Posso aiutarti io a cercarlo. Va bene, ma dobbiamo stare attenti a Relic. Se lui ti vede, beh, siamo fritti. Ho combattuto molte battaglie. Questo Relic non mi spaventa. Neanche a me, ma è molto forte. Ed è in grado di diventare invisibile. Dobbiamo assolutamente cercare di... Fate un attimo di silenzio. E perché? Mi era sembrato di aver sentito qualcosa. Vabbè, meglio se ci incamminiamo. Relic stava dando la caccia anche a Lorenzo. Ok, ci vediamo dopo. State attenti. Ma quanto ci mette, Jules? Perché sento della musica? Questa festa? Inizia a piacermi. Neanche siamo arrivati che stai già mangiando. Io sono qui proprio per questo. Gaff e Axo, benvenuti! Divertitevi e fate come se foste a casa vostra. Casa? Quale casa? Siamo all'aperto. Lasciatevi trasportare dal ritmo, amici. A breve arriveranno anche le bibite. Ho una domanda sui tuoi capelli, Mioscolo. I miei capelli? Domanda pure. Beh, secondo noi quella è una parrucca. Niente parrucca, sono pelo di gatto al 100%. Posso toccarli? Non ti permettere. Vado a prendere le bibite. Divertitevi, ragazzi! Perché Mioscolo ha un peluche di banana attaccato sulla schiena? Secondo me è una parrucca! Ma la smetti di pensare ai suoi capelli? No! Wow, vali davvero bene! Ma non è il top! Tu sapresti fare di meglio! Sta a guardare! Bravo, bravo. Per una volta non hai detto una cavolata. Quando è che dico cavolate? Tipo, sempre. Sai, per essere una festa siamo davvero pochi. Ci siamo io, te, il gatto muscoloso e quei due cosi strani. Ma guarda te, stanno dando una festa. È la prima volta che ti vedo, bella signorina. Entra pure e divertiti. Io qui sono solo di passaggio. Forza, entra e divertiti. È estate, goditi un po' la vita. Ma sì, perché no? Grazie, gatto. Bei capelli. Lo sapevo che questi capelli mi rendevano più cool. Lorenzo, devo scappare via. Ma come? La festa è appena iniziata. Sì, ma non posso spiegartelo. Lorenzo, non mi presenti la tua amica? Merda. Ma certo, bellezza. Rian, ti presento... Non mi hai mai detto come ti chiami? Il mio nome è... mi chiamo Erika. Il mio nome è Erika. Quindi appena ti sei allontanato dal gruppo ci hai subito provato con un'altra? Perché? Sei per caso gelosa? Neanche un po'. So che è dura, ma Rian, dobbiamo lasciarci. Ho trovato una persona che mi ama per quello che sono. Che cosa ho fatto di male? Me ne farò una ragione. So che il dolore è insopportabile, ma noi ci amiamo e non potrai fare nulla per fermarci. Oh, che peccato. Vabbè, mi andrà meglio la prossima volta. Hai finito di fare il cretino? Non so di cosa tu stia parlando. Sentite, ma io devo andare via. Mi sono ricordata di una cosa molto importante. Tu sei strano, ma la tua amica lo è ancora di più. Però è tremendamente sexy. Quella ragazza nasconde qualcosa, te lo dico io.
Comunque Ramingo ti stava cercando. Dovevi aiutarlo con una cosa. Cavolo, è vero! Ah, mi sono distratto. Ok, gente, preparatevi, perché sta arrivando il Mega Drop! Che ne dici di ballare un po'? Allora qui qualcuno sa come divertirsi. Ballate per l'estate, ballate per i gatti, ma soprattutto ballate per i miei capelli! Sulle mani, sulle mani, sulle mani! Avete capito? Ma che cos'è? È musica quella che sto sentendo. Non solo osano mettere le loro luride mani nella mia giungla, ma adesso si mettono anche a ballare. Sta bene, divertitevi, godetevi questi ultimi momenti. Che peccato che tutti sono già andati via. Beh, è stata una bella festicciola. È un peccato che Kit non abbia partecipato, si sarebbe divertito. Già che ci sono, potrei far vedere ad internet il mio capolavoro. Sono Mia Oscolo e ben ritrovati in questo nuovo video. Guardate che cosa ho fatto in questi giorni. Abbiamo ballato, mangiato e fatto qualche bagno. Ma guardate che opera d'arte! Davvero bello, eh? Che cosa è stato? E così tu sei la causa di tutto questo. Come guardiano della giungla, sono costretto a eliminare te e questa sporcizia. Mi stai minacciando? Stai minacciando un gatto muscoloso? Un ex agente del grande Mida? Un padre con un figlio che ha parlato con il prescelto? L'ultima parte non l'ho capita. Ma sì, fuori dalla mia giungla. Oh, per tutte le palle di pelo! Ma quello che cos'è? Cosa? Non vedo niente. Io odio i gatti. Adesso che cosa faccio? Sono stanca. Non ho idea come rimediare. È tutta colpa mia se è capitato tutto questo. È vero, è tutta colpa tua. Ah, perché? Perché ho sentito la mia stessa voce? Il tempo può sistemare le cose, certo, ma può anche peggiorarle. E se io sono qui, è soltanto colpa tua. Ehi, tu! Sei il tipo che era alla festa! Ehi, il gatto con i capelli! Che succede? Come mai sei corso qui da me? Beh, un tizio strambo mi ha minacciato. Quanto era strambo? Portava un'armatura che sembrava pietra. Ha detto che questa giungla è sua. Ti prego, fa qualcosa. Io? Amico, sono il primo che se la fa sotto. E poi sei tu quello grande e grosso. Certo, io potrei sconfiggerlo. Ma non vorrei rovinare questi bellissimi capelli. Oh sì, Mia Oscolo, sei proprio bello. Oh, che fico! Uno specchio gatto! Se dici agli altri che non sono scappato e che ho affrontato quel tizio sacrificandomi, te lo regalo. È molto meschino da parte tua. Sì. Affare fatto. Prendi pure. Io torno da mio figlio. E per quanto riguarda quella ragazza carina, non ti preoccupare, la conquisterai. Oh, beh, lo spero. Ciao, Lorenzo. Ciao, gatto muscoloso. Vediamo quanto sono sexy. Ma che cosa ho sulla mia faccia? Devo assolutamente trovare Ramingo. Ramingo! Ho sentito bene. Qualcuno ha urlato il nome Ramingo. Questo significa soltanto una cosa. Che Ramingo è qui e vorrà aprire una delle meraviglie nascoste in questa giungla. Oppure potrà essere un potere antico. Chissà. Non ti preoccupare, fratellone del caos. Sarò io a portare avanti il tuo sogno. Venderò questa giungla insieme ai suoi segreti. Poi tutta l'isola. E infine,
le ombre torneranno a comandare. Devo smetterla di ridere con la maschera. Rischio di strozzarmi. Fase 1. Cercare Ramingo. Perché sei identica a me? Non sono identica. Io sono te. Allora perché sei color menta? Perché tu... cioè noi abbiamo esagerato con quello. Beh... però se vieni dal futuro significa che sto bene e che la mia missione è compiuta. Un 50 e 50. Che intendi dire? Che stai continuando troppo a manipolare il tempo. E quindi dovrebbero ringraziarmi per quello che faccio. Perché la me stessa del passato è così stupida? Se io sono tornata indietro è perché ho il compito di impedirti di sbagliare. Scusami, ma io non capisco. Ti porterò avanti nel futuro, esattamente qui dove siamo. Ti mostrerò una cosa. Ok, va bene. Ma dove siamo? Che posto è questo? In un'altra isola, ma nello stesso punto del tuo presente. Questo posto mi ricorda qualcosa. Forza, vieni con me! Il prescelto non deve vederci. Cosa? Lui è mio amico. Beh, non qui. Scusa, ma perché non dovrei essere sua amica? Guarda, riesci a riconoscerlo? Non ci posso credere. Ma questo è, per l'esattezza, è il punto zero di questo nuovo universo. È veramente bello. Adesso aiutami a portarlo indietro nel tempo. Che cosa? Perché? Perché qui le regole del prescelto non mi permettono di farlo da sola. No, non voglio farlo. Non farmi arrabbiare me stessa. Il nulla non sarà contento se non consegnerò il punto zero. Basta, sono stata fin troppo qui. Io devo andare. Non osare. Tornerò di nuovo indietro nel tempo se devo. Ma perché siamo qui? Che cosa devi farmi vedere? Merda, sta arrivando il prescelto. Sarà meglio andare via. Oh no. Credo di essere tornata un po' troppo indietro. Non posso credere che la me del futuro si sia alleata con il nulla. Sarà meglio tornare e creare un sigillo per non farla arrivare di nuovo a me. Aspetta un momento, se io sono a Mega City, significa che... Il nulla ha mandato una ragazza a sostituirti. Non so chi sia quella tizia, idiota. Eh? Ma dove è andata? Così questa è Mega City. Ti chiedo scusa, ti prego perdonami. Che fortuna, sono tornata esattamente dove mi trovavo. Però mi sento un po' strana. Con tutte quelle code mi sentirei strano anche io. Ramingo, sto arrivando. Blatter a quel tizio. Mica ho qualcosa di strano addosso. Adesso perché urla? Quella tipa è fuori di testa. Forse lo troverò di nuovo al laboratorio. Ci sarei riuscito anche la prima volta, ma quella stupida ragazza con il cappellino ha dovuto rovinare tutto. Dobbiamo assolutamente cercare di... Fate un attimo di silenzio. E perché? Mi era sembrato di aver sentito qualcosa. Per colpa sua, ho perso le tracce di Ramingo. Ma se spio il loro computer, forse posso trovare qualcosa. Vediamo un po'. Spazzatura. Cos'è questo? Persone scomparse. Il narratore
Ruggine, Carbi, Geno, Omega Dusty, altra spazzatura. Deve esserci qualcosa che mi porti da lui. Oh, aspetta, aspetta. Questo deve essere il prossimo luogo segreto che Ramingo sta cercando. Niente, non si trova neanche qui. Nessuna traccia di Lorenzo. A meno che non ci stia cercando a sua volta, ci conviene tornare indietro. Sì, forse hai ragione. E comunque sta attento, perché Relic potrebbe essere ancora in giro. Allora sarà meglio che... Allora sarà meglio che cosa? Scusa, Ramingo, ma qualcosa mi sta chiamando. E adesso dove sta andando? Mi conviene stargli dietro prima che Relic lo veda. Perché ho la sensazione di essere sempre osservato? Ah, sto diventando paranoico. Chi sei? Oh, mamma! Fammi indovinare. Devi essere uno degli scienziati di questo laboratorio. Dico bene? Ma questo è completamente scemo. Sì! Lavoro per Ramingo. Tu chi sei? Sono un suo amico. Cerco tesori insieme a lui. Chiamami Lorenzo. Che strana tuta che hai. Mi occupo di... ricerca. Ricerca subacquea. Sai per caso dov'è Ramingo? No, scusa, ho da fare. La scienza non può fermarsi. Oh, cavolo. Sto iniziando ad avere tanta sete. Che mi sta succedendo? Mi porti qualcosa da bere. Mi spiace, ma sono impegnato. Ho detto, mi porti qualcosa da bere. Ma che... Merda! Questo deve essere Renzo! Cioè, volevo dire Lorenzo. Dai, era, ma chi se ne frega? Cavolo, sta tornando nel suo stato originale. Io non riesco. Devo bere qualcosa! Forse quel minifrigo avrà qualche bevanda. Devo solo usarle tutte insieme. Lorenzo! Ma per chi mi hai preso? Per la regina dei cubi? Ma perché non ha funzionato? Beh, te lo dico io il perché. Perché... Oh, mamma! Lorenzo, stai bene? Riesci a sentirmi? Sì, ma vedo un Pokémon davanti a me. Questo conferma che sei tornato l'idiota di prima. Ci conosciamo. Adesso fammi un attimino controllare le tue tasche. Ehi, cosa tocchi? Senti, te lo dico chiaro e tondo. Io non sono un furry. Ma che cosa ti dice il cervello? Bella domanda. Vorrei saperlo anch'io. Nei tuoi abiti avevo nascosto alcuni frammenti del punto zero per emergenza. Adesso posso tornare indietro e sistemare questo problemino. Aspetta, tu sei quella bellissima ragazza. Erika, giusto? Mi dispiace, nome inventato. Tanto dimenticherai tutto. Ma ci rivedremo molto presto. Lorenzo, stai bene? Riesci a sentirmi? Sono in paradiso? Vedo un angelo davanti a me. Ho come una sensazione di déjà vu. Ma perché quando ho sete impazzisco così tanto? Cos'ha il mio corpo che non va? Perché i liquidi che assumi nel tuo corpo continuano a tenerti umano. Anzi, un falso essere umano. Beh, credo che sia colpa di questo caldo. Sì, è possibile. Oh, ma che cavolo! Che cosa ho combinato adesso? Che roba era quella? Ci penso io. Tu adesso resta qui e aspetta Ramingo. Aspetta, come sai che arriverà Ramingo? Ed è sparita. Nell'attesa sarà meglio portarsi una bella scorta di bibite. Prima che mi venga di nuovo sete. Hmm.
Adesso capisco. Deve essere questo il luogo. Interessante. In questa giungla sento una energia oscura dormiente. Mi basterà assorbirla pian piano. Nel frattempo devo far tornare quegli stupidi esploratori. Solo loro possono ricostruirla. E non accetto distrazioni! Bene, una perdita di tempo è stata eliminata. Ciao Lorenzo, finalmente ti ho trovato. Ramingo, ti chiedo scusa se ho... Nah, non ti preoccupare. Hai per caso visto il robot passare di qui? Nah, solo lanciato via il tuo scienziato, ma non l'ho fatto apposta, eh. Ma io non ho scienziati. Oh! Comunque è andato via di corsa e l'ho perso di vista. A questo punto andiamo al coso che devi farmi vedere. Sì, abbiamo perso fin troppo tempo. Poi con calma cercheremo il robot. Vado al volo a cambiarmi. Ma che cosa è successo? Ah, non guardare me! Eri tu al comando! Ma in che pianeta siamo? Non ne ho idea, ma spero che da qualche parte ci sia della birra! Non ci posso credere. Ancora voi due? Chi è questa? È la seconda volta che vi schiantate sull'isola. Qual è stata la prima? Dici che qualcuno noterà il problema? No! Vado a farmi qualche birra! Non ricordo niente del genere! Ora mi tocca risolvere questo problema. Sai, sono combattuto se chiederti su perché ora quella roba sia verde. Non ti risponderei. Ecco. Comunque, questo è il posto. Sì, devi tradurre quei simboli e capire che cosa fare. Adesso dividiamoci e cerchiamo degli indizi. Va bene, Fred. Aspetta, ma chi cavolo è Fred? Avevo dimenticato di essere solo un idiota. Non ho proprio idea di che cosa dica quel simbolo. Non ti preoccupare, belloccio. Ci penso io a darti una mano. Ma... come... come riesco a capire? Ah, non importa. Ramingo! Sono riuscito a tradurre, in poche parole, parla di un telescopio e del luogo dove ci siamo incontrati per la prima volta. Tu ricordi dove si trova? Ma certo che lo ricordo. Andiamoci subito. Ed eccoci qui, dove dobbiamo andare. Saliamo fino in cima, è lì che deve essere. Ok, andiamo, ma non capisco perché siamo dovuti tornare qui. Sì, confermo, qui dice telescopio, ma è incompleto. Ma non diceva che il tesoro si trova oltre la statua e che solo un esploratore può aprirlo? Sì, diceva anche quello, ma adesso sappiamo che la chiave è qui. Come la attiviamo? Credo che la risposta sia qui. Forse questo luogo è un enorme libretto delle istruzioni per il telescopio. Facciamo così, tu dimmi cosa dicono i simboli ed io costruisco. Gioco di squadra, mi piace. Adesso vado a leggere i simboli. Ah, che cringe, ancora quel ballo. Però prima, meglio bere un po'. Bravi tesori miei. Continuate così. Una volta completato, il messaggio astrale sarà lanciato nel cielo. Loro arriveranno e io non sarò più obbligata a rimanere qui. Quella ragazza del tempo potrà tornare indietro tutte le volte che vorrà, ma non può cambiare qualcosa che è destinato ad arrivare. Beh, mentre loro lavorano al telescopio, io vado a recuperare quella energia oscura. Finalmente sono riuscita a portare via quei tizi. Ora non devo fare altro che tornare da Lorenzo. Non mi rompere, stupido frammento. Lo so che sei sovraccarico perché sto viaggiando nel tempo troppo spesso.
Sì, ho capito. Sei instabile e potresti creare danni temporali. Ma mammina qui sta cercando di salvare il futuro. Fai il bravo piccolo punto zero. Non ne posso più. Questa giungla mi sta facendo impazzire. Ah, sorellina, tu non mi ascolti mai. Te l'avevo detto che non potevamo lasciare Geno da solo. Scusa, ma come potevamo sapere dell'arrivo di una mega città e di una giungla? Ma se entrambi conosciamo il segreto. Quale segreto? Che Geno aveva tappato il punto zero proprio dove ora si trova la giungla. Che cosa? Geno aveva tappato il punto zero? Senti, lasciamo perdere che è meglio. Se ti ricordi l'ultima volta anni fa, stavamo scappando dal punto zero. Come posso dimenticarlo? L'isola era completamente diversa. Noi eravamo diversi. Già, poi siamo morti e tornati in vita sempre a causa di questi casini del viaggio nel tempo. Dopodiché abbiamo incontrato Geno. Lui ci ha accolto come dei figli. Siamo diventati un principe e una principessa. Ed è grazie a lui se siamo diventati umani. Ma cosa abbiamo fatto noi? L'abbiamo lasciato qui da solo. Spero solo che sia ancora vivo. Piantala di fare quel muso lungo. Mostriamo al nostro re che cosa sanno fare il principe Orin e la principessa Alexa. Sì, hai ragione. Prepariamo le armi e sistemiamo questo caos. Ok, ma prima avviso il ragazzone. Io ti aspetto al ponte. Ok, ci vediamo tra un po'. Hey ragazzone, io e mio fratello andiamo a vedere che cosa succede là fuori. Ma principessa, non posso permettervi di rischiare la vita. Quella giungla è piena di selvaggi, mostri e chissà cosa. Dopo tutto quello che ci hai raccontato, so bene che sei ancora scosso dalla scomparsa di Geno. Esatto, principessa. E non vi ho cercato per farvi tornare qui solo per perdere anche voi. Ah, non ci perderai. Parola di principessa. E tieni d'occhio il castello, ok? Sì, ma non vi prometto nulla. Alla buon'ora, Alexa. Ma quanto ci hai messo? Ti chiedo scusa. Omega non ne voleva proprio sapere. Posso capire. Non è facile stare sereni per quello che ci ha raccontato. Forza, andiamo. E tu che cosa ne pensi? Parli di Omega? No, intendevo su quello che ha detto sulla scomparsa di Geno e su un pazzo chiamato Renzo. E su questo prescelto. Sai quanto era ossessionato il re con questo prescelto? Beh, sì. Si portava quel diario anche in bagno pur di leggerlo. Il punto è, perché non arriva questo grandioso eroe? Forse non dipende da lui? In che senso? Spiegati meglio, per favore. Dico che forse non è colpa sua. Forse lui sta arrivando, ma è così lontano che non possiamo sapere come o quando arriverà. Magari il prescelto, come dice la parola, è stato scelto, ma non il momento o il come. Arriverà quando davvero siamo tutti in pericolo. O arriverà quando tutto sarà finito per dare un nuovo inizio. Wow! Questa è la frase più lunga e sensata che mia sorella abbia mai detto. Davvero spiritoso. Dai, andiamo a vedere questa giungla quanto è pericolosa. Sì, così magari ti cade un albero in testa. Andiamo, sorellina. Puoi esserti offesa per così poco. No, non sono offesa, tranquillo. Però stanotte ti soffoco con un cuscino. Ci siamo. Meglio prepararsi. Una qualsiasi creatura potrebbe attaccarci da un momento all'altro. Mi ricorda la giungla della vecchia isola, quando ancora ero schiava dell'ordine immaginario. Noi cacciatori dovevamo superare una specie di test combattendo l'uno contro l'altro. Ormai è il passato. Non sei obbligata a ricordare. Sì, lo so, ma preferisco ricordare. Qualcuno lì mi capiva. Stai parlando di Condor, vero? Guarda, Alexa, la giungla sembra essere abitata. E non sembrano selvaggi come diceva Omega. Hanno tende, dispositivi. Saranno a conoscenza di qualcosa che noi non sappiamo. Oppure stanno cercando il punto zero! Allora troviamolo noi per primi e cacciamo via questi... questi ladri. Credo che sia più complicata la situazione. Ma perché dici questo? Beh, guarda lì. Quella è una testa.
schifo. Ma che cosa significa con quello che hai detto? Che più persone vogliono la stessa cosa. E che sono capaci di tagliarti la testa senza pensarci. Allora non perdiamo altro tempo. Ah, questa giungla sembra non finire mai. Il punto zero deve trovarsi qui per forza. Solo che non ho idea se ci sia ancora quell'enorme tappo costruito da Geno. Già, è quello il problema. Voi due! Altri amici di Ramingo, eh? Questa volta non deluderò gli antichi guardiani. Presto, schiena contro schiena! Coprendoci a vicenda non potrà colpirci alle spalle. Tu riesci a vederlo? No, ma so che si sta avvicinando. Lexa, adesso! Colpito da dei ragazzini. Le ordino di stare in silenzio. O giuro che la sua morte sarà lenta e dolorosa. Credi di spaventarmi? Io le darei ascolto. Mia sorella è psicopatica. Meglio non provocarla. Che cosa volete, amici di Ramingo? Primo, non sappiamo chi sia questo Ramingo e non siamo suoi amici. Secondo, dove si trova il punto zero? Sono il suo protettore, non vi dirò dove. Anche noi vogliamo proteggerlo. Mi sono stancata, adesso lo ammazzo. Ok, ok, ve lo dirò. Proseguite verso la grande statua. Il punto zero si trova sotto una grande scalinata ormai distrutta. Grazie, ti posso assicurare che non abbiamo cattive intenzioni. Dai, muoviamoci! Ora che quel guardiano è stato distratto, ho la via libera. Devo scoprire che cosa mi sta chiamando. Lo riesco a sentire. Deve essere qui sotto. Quel simbolo lo riconosco, ma perché è qui? Sembra esserci dell'altro. Un grande telescopio che punta uno dei cerchi, con un simbolo a me sconosciuto. È come se puntasse ad altri mondi, o persino altri universi. Ramingo deve vederlo. Ok, qui è tutto pronto. Niente male, Ramingo. Niente male. Grazie. Ho inciso anche i simboli che mi hai chiesto. Ma adesso come funziona? Allora, fammi guardare gli appunti e... Sì, dice che serve energia cinetica. Ma dove la troviamo? Questo secondo te può andare bene? Wow! Che cos'è? Un boomerang speciale. Oh, beh, chi non risica non rosica. Proviamo. Oh cavolo, funziona! Oh merda, sta formando qualcosa. Oh porca vacca. Lorenzo, ma che cavolo stai combinando? Questo non va bene. Devo tornare indietro e risolvere tutto quanto. Quei simboli astrali che sta creando quel raggio porterà solo altre catastrofi. Il frammento che porto è in un pessimo stato. Ho bisogno anche del punto zero qui dentro se voglio tornare indietro. Lexa, guarda! C'è qualcuno che sta cercando di fare qualcosa al punto zero. Ma questo è il corpo del mio passato. Cioè, volevo dire del mio futuro. Che cosa avete fatto voi due idioti? Che cosa volevi fare al punto zero? Interrompendo il mio viaggio del tempo, avete completamente rotto tutto. Ma che assurdità stai dicendo?
Adesso sì che sono nei guai. Ma sono le antiche guardiane. Com'è possibile che siano qui? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma che è successo? Jones, che cosa ci fai qui? Io non lo so. Aspetta, ero con te al santuario. Avevamo i simboli dei sette davanti a noi. E la tua statua del cavolo. Non sembra la nostra isola. Ci pensa già lo scienziato a criticare la mia statua. Ma hai ragione. Questa non è la nostra isola. Mi stavo appena abituando a quella nuova. Forza, non possiamo restare qui a parlare. Dobbiamo capire che cosa succede. Ma dove è finito tutto il mio cromo? Ero riuscita a sconfiggere i sette. Ma io riconosco questa risata. Ok, che cos'è? Una specie di scherzo? Ma com'è possibile? Eravamo sul dirigibile fino a poco tempo fa. Sì, e subito dopo quella tigre dell'ordine immaginario ci ha sparati dei razzi. Io ti ho protetta ed ora eccoci qua. Io, boh... Davvero? Non so cosa dire. Finalmente! Dopo tanta fatica, sono riuscito ad essere un tutt'uno con il potere degli antichi. Inchinatevi a Raz. Merda, la cosa si fa ancora peggio. Orin, di che cosa sta parlando? Significa che Renzo ora non è più Lorenzo. Questa volta l'ho fatta proprio grossa. Devo tornare immediatamente indietro. Quello che temevo. Il frammento è in sovraccarico. Devo resistere una sola ora. E rimedierò tutto quanto. Lorenzo, guarda. I simboli che mi hai fatto incidere. Adesso si stanno illuminando del colore cinetico. Ed anche il pavimento. Tu che cosa ne pensi? Ma cosa ti è successo, amico? Forse è colpa di questo telescopio. Sarà meglio disattivarlo. Nah, tranquillo. Questa è la mia vera forma. Il mio vero aspetto. Certo, ed io ero un delfino. Non ti preoccupare, Lorenzo. Troverò un modo per farti tornare come prima. Ok, senti la mia proposta. Posso dire che rispetto ad altri sei stato l'unico a trattarmi bene nella mia forma mortale. Dove vuoi andare a parare? Sarai l'ultimo che ucciderò. Ok, adesso mi fai paura. Oh, il mio angelo custode. Quella ragazza si farà molto, molto male. Renzo è un pochino arrabbiato. E sarebbe meglio iniziare con la prima. Credi che io non ti abbia visto? Ma chi diavolo è quel tizio? Sicuramente l'uomo più interessante di tutta l'isola. Non sottovalutarmi, stupido scheletro! Anche se mi uccidi è troppo tardi. Il telescopio ha inviato il messaggio. Oh, ma davvero? Ma come hai fatto ad arrivare così velocemente? E tu come hai fatto a morire così velocemente? Ma che... È il momento di un bel bang! Bang! Bambina mia, sei stata tu a portarmi qui? No, mia regina. Io credevo che lei fosse morta. Non diciamo sciocchezze, ma ammetto che è curioso. Questa non è la stessa isola che stavo invadendo. Lo stesso vale per me. Doveva vederla, mia regina. L'intera isola cromata. I miei piccoli, purtroppo, non possono arrivare qui senza Kubi. Quindi dovrò arrangiarmi da sola. Ci sono io qui con lei. Infatti mi sarai di grande aiuto. Thank you.
troia! Fuori dalla mia giungla, idioti! Ma quanti siete? Ma che succede? Perché è diventato tutto buio? Solo uno può continuare il volere degli antichi. Sì, e quello sono io. Tu non sei degno di apprendere la loro conoscenza. Non vuoi farti vedere, eh? Allora giochiamo in due. Adesso divento invisibile. Eh? Perché non funziona? Perché sei già morto. Lasciatemi! Posso sistemare tutto! Freya! Noi? Deua! Noi Haya! Devo resistere! Io devo resistere! Ma dov'è finita, Jules? Qui la situazione si fa sempre più strana. Ma che diavolo succede? Hai visto chi c'era? Soldati dell'ordine immaginario! Ancora quelle guardie! E Razza è impazzito di nuovo! Ehi, Johnson! Guarda! Questa roba da dove salta fuori? Come puoi preoccuparti di queste cose se fuori c'è il Finimon? Oh! Ma che roba è? Non saprei, ma sembrano antiche. Come una specie di previsione. Ed è positiva? Non ne ho idea. Significa che ci sono più universi. E che molto presto, da come ho capito, il telescopio manderà un messaggio astrale. Ma allo stesso tempo si verificherà un'eclissi. Quello è il Sole. E quella è la Luna. E che è quella cosa al centro? Dobbiamo andare via. Che cosa? E dove andiamo? Abbiamo una grande scoperta qui. Non possiamo andarcene. Jones, qualcosa ci ha portati qui. E sono sicuro che noi non dovremmo essere qui. Perché? Tu sei il capo dei sette. Sei fortissimo. Sei... Jones, quella cosa è una... è complicata da spiegare. Di no, parole tue. Beh, la morte sarebbe la cosa che desideresti di più. Adesso piantala di fare domande e andiamo via. Ok, ok, va bene. Origine? Che diavolo hai combinato? Questa non è roba tua? Sì, ma non farei mai una cosa del genere. Beh, se non sei stato tu, chi altro riuscirebbe a fare una cosa del genere? No, non è possibile. Lei è... È così. Preferisci stare con quella misera essere umana. Sei proprio una delusione. Tu! Potevamo essere il re e la regina dei cubi. Insieme potevamo dominare ogni cosa. Tu eri una donna eccezionale. Ti amavo, ti rispettavo e io ti donai parte dei miei poteri. Li usavamo a fin di bene. E il nostro obiettivo era quello di dare vita alle cose, non distruggerle. Beh, se era così eccezionale, perché adesso è così? Perché iniziò a fare delle ricerche. Voleva a tutti i costi conoscere il nulla. Voleva il potere. Voleva diventare la regina del nulla. Distrutto così tanto per quell'orda. Più distruggeva, più lui dava potere. Lei vuole diventare il nuovo Luna. E guardami adesso dove sono. Tu invece che cosa hai fatto? Ti sei unito ad uno stupido gruppo chiamato i Sette e ti sei messo quella stupida armatura spaziale. Non ascoltarla, Origine. È da sola. Rompiamole il culo. Sì, voglio chiedere il divorzio. Non sei mai stato degno di essere un re. Chissà se un giorno arriverà un nuovo re dei cubi. Che ne dici di me? Posso essere un ottimo re dei cubi. Per fortuna quelle guardiane volevano solo proteggere il punto zero. Quando tornerà così indietro, tutti gli ospiti esterni che sono arrivati qui spariranno e tornerà tutto come prima. Credo che l'unica soluzione sia quella di sacrificarmi.
Devo volutamente sbagliare viaggio nel tempo quando Renzo mi attaccherà. Io non volevo arrivare a tanto, ma è la mia unica possibilità. Se Renzo mi trova, sono comunque morta. È sicuramente opera di Renzo. E tu chi diavolo saresti? Vatti a fare un bagno, regina delle mie palle cubiche! Come osi parlarle in questo modo? E tu chi sei? Vabbè, lascia perdere. Che cosa stai facendo, la mia isola? Mi dispiace per te, ma adesso appartieni al nulla. Non si preoccupi, mia regina. Ci penso io a lui. Sì, pensaci tu a me. Devo andare, ciao! E quello voleva essere il futuro re, perché devo fare tutto io. Ah, non dirlo a me! Adesso eliminiamo questa schifezza! Che cosa è successo? Ho rimosso quella schifezza! Adesso me la paghi, stupido mortale! Soffrirai lentamente! Mortale! Preparati a morire. E tu prepara il costume! Costume? Ops! La regina più scema che io conosca! Inchinati a me! Sono forte! Oscurità ovunque! Ma non gettarmi nell'acqua che muoio, Ma che imbarazzo! E sta giù, idiota! Oh! Questo qui era bello tosto da battere! Non abbastanza tosto per me! Abbiamo compagnia? Dov'è quella maledetta? Devo dirvi un paio di cosine! E tu chi diavolo sei? Non ne posso più! Dov'è la ragazza vestita di bianco? Non abbiamo visto nessuna ragazza! Allora non mi servi a niente! Beh! Fondazione! Chi sei tu? Perché l'hai fatto? Oh, ma dai! Ti sei davvero pisciato sotto! Ce l'hai un paio di pantaloni? Certo, ma prima sorridi! Perfetto! Il frammento è pronto per essere riutilizzato. Adesso devo solo trovare il... Sono stanco di cercarti! Ti ucciderò anche se sei nascosta! Ti chiedo scusa, mia bella Mega City, ma papà deve distruggere tutta l'isola! Così beccherò per forza quella tipa del tempo! Mi senti? Io ricordo tutto! Tornando come prima, ho ricordi di tutti i tuoi viaggi nel tempo! Mi hai ucciso e poi sei tornata indietro! Hai giocato fin troppo con Renzo! Preparati per un bel bang! Levati di mezzo! Forse ho distrutto troppo. Ti piacerebbe? Lo devo ammettere, sei l'unica ad avermi messo in difficoltà. Infatti ti ho sconfitto. Eh? Ho volutamente sbagliato il viaggio nel tempo, aspettando che qualcosa di tuo toccasse il mio potere, così da portare anche te qui con me. E dove siamo? Siamo bloccati nel tempo e non potrai fare più niente. Non c'è fuga, non c'è altro. Peccato che sei bloccata anche tu! Lo so, è un sacrificio che ho dovuto fare. Torturami, uccidimi, ma hai perso. Sai, non sei così diversa da me, anzi, sei anche più cattiva di me. Mi hai ucciso per sfogo personale e sei tornata indietro nel tempo come se nulla fosse e hai manipolato le persone a tuo piacimento. Sei psicopatica, cara mia! Almeno quando arriverà il prescelto non vedrà la tua brutta faccia. Io uscirò di qui! Provaci pure, non ci riuscirai. Sai, però una cosa la farò. Che cosa? Voglio che sia io l'ultima cosa che ti veda. Crack. Lorenzo, guarda, i simboli che mi hai fatto incidere.
Adesso si stanno illuminando del colore cinetico, ed anche il pavimento. Tu che cosa ne pensi? Lorenzo, ma dov'è andato? È svanito anche quel cielo strano. Che cos'è quel coso per terra? Senti, non c'è molto tempo. Io mi chiamo Ramingo, e se stai ascoltando... Ma questa è la mia voce. Sappi che vengo dal futuro. Quel giorno sull'isola ho trovato un piccolo frammento strano. Aveva una forma ad orologio. Ho scoperto che può viaggiare nel tempo. Ma per essere sicuro proverò con questo audioregistratore. Beh, amico, scappa da quell'isola. Ho visto questo prescelto. È una volta che ha messo piede qui, nulla è più come prima. Per sicurezza ti dirò come è fatto, così che tu possa evitarlo. Ha una voce strana, e il suo corpo è fatto di... Batteria scarica. Batteria scarica. Merda. Sembra essere vulnerabile, ma quando entra in azione, lì cambia tutto. Lei non ha idea di che cosa è capace. È l'eroe più spaventoso che esista.